Ostriche e champagne, viene giù una valanga. Ma hai fatto venire poi? Oggi andremo verso nord, sul confine italo-svizzero, per visitare e vedere da vicino una delle cascate più belle di tutta la Lombardia. Ci aspettano circa 2 ore di macchina. Mangio il cioccolato. Arriveremo, credo che forse ci saranno 5 gradi, quindi ci vediamo sopra. La gita di oggi infatti ci porterà alle cascate dell'Acqua Fragia situate in Valchiavenna. Da Milano sono circa 140 km che si fanno in 2 ore di macchina, intraprendendo tutta la Monza Lecco più un pezzo di provinciale, fino ad arrivare a Borgonuovo di Piuro, paesino della provincia di Sondrio. Luca, guarda dove ti ho portato. Dove? A prendere acqua. Siamo a Jurassic Park. Un piccolo pezzo di Islanda in Italia. Lanciarsi nella cascata. No, sempre l'opzione è attraversare tramite rocce. Sì, no, uomo. Aspetta, oh. Dove andiamo? Dai, devo morire. Dai, ci facciamo la foto qua sotto. No, si va qui sotto. Dai, vieni qua. No! Ci vorrebbe il tergicristallo anche per la macchina fotografica. No, la macchina non ho maschere boccaggio. Cosa? Non ho maschere boccaggio. Non ho le pinne. Ci facciamo un bel giro col drone con le cascate? Ma certo, facciamocelo. Lancia, lancia. Teo, è tornato il bambino? Sì. Dov'è? Il torrente che alimenta le acque di queste cascate arriva da Cima Pizzo di Lago, che è poco sopra i 3000 metri. Poi scorre lungo una valle di origine glaciale riconoscibile dal tipico profilo a U, proprio perché quando il ghiacciaio si scioglie e si ritira, lascia la valle praticamente con questa forma a U. Tra l'altro, il nome latino di queste cascate è Aqua Fracta, che significa acqua che si rompe, che si infrange. Proprio perché il torrente che alimenta queste cascate ha un dislivello di 1800 metri, a vari salti in cui l'acqua continua a rompersi fino ad arrivare alle omonime cascate che troviamo praticamente qua di fronte a noi. La cascata è alta circa 150-160 metri, ho misurato l'altezza col drone, mi dava più o meno quell'altezza, ed è diventata famosa soprattutto perché è citata nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Super detto fiume, la Mera, si trova a cadute di acqua di 400 braccia, la quale fanno bel vedere. Ci troviamo in un posto che la Regione Lombardia ha dichiarato area protetta nel 1984, visto il suo grande interesse di tipo naturalistico e geologico, per la quale non vi è timore di conservazione, visto che non vi sono minacce che rendono le specie botaniche che vivono qui in pericolo, come possono essere per esempio la rara felce Pteris critica, oppure l'erica arborea Oplimennus undalatifoglia. Bene, siamo tornati alla macchina, ci sono diversi itinerari escursionistici che partono da Borgo Nuovo, come quello per arrivare fino al Borgo di Savogno, che è posto a 930-940 metri di altezza. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!